parlando del corpo, ho sentito dire oggi che l'anno prossimo potrebbe essere il corpo come metafora. E allora ha detto: sarà bene che io vada via e torni l'anno prossimo, perché questo è il corpo come metafora, giusto appunto. Il corpo di sì, una premonizione. Sono due cappelle molto importanti per l'espressione della maniera moderna e cercherò di dimostrarlo. Mi terrò un canovaccio sotto, cercando di non leggere ma di recitare, perché sennò il sonno aumenta ancora di più. Una è qui vicina, nella Cappella Capponi, l'altra è a Santa Maria della Pace, a Roma, e della Cappella Cesi. Sul finire del 1523, forse anche ai primi del 24, Rosso Fiorentino si trasferisce a Roma. Quale sia stata, la ragione, a parte le consuete difficoltà che lui trovava con la committenza, anche per il carattere che aveva, ma anche per l'espressione che aveva, che non era a tutti grata, quale sia stata la ragione, è difficile dirlo, non c'è certezza. Di sicuro c'è che nel 1523 la peste comincia a ammorbare Firenze. E naturalmente chi può va via. Per rimanere al suo giro, Andrea del Sarto va nel Mugello, al Luco di Mugello. Pontormo, che era sempre un po' restio ai movimenti, se ne va alla Certosa del Galluzzo. E ci sono pagine bellissime di Vasari quando ricorda la sua serenità in questo luogo, parla di quiete e di libertà. Può però anche essere questa sua partenza per Roma giustificata dal fatto che dall'elezione di un Papa Medici, di Clemente VII, per cui molti fiorentini si spostarono a Roma con l'idea di poter avere più lavoro, nel caso specifico appunto lui con commissioni di pittura. Poi lui in patria, come si diceva, aveva sempre avuto un po' di difficoltà, per cui poteva sperare a Roma di trovare più fortuna. Cioè, come che sia, lui va a Roma e lì l'impresa di maggiore riguardo è la Cappella Cesi, la cappella che lui decora, vedremo però in quale parte, in Santa Maria della Pace. Il contratto viene erogato per l'appunto nella primavera, in aprile del 1524, fra Antonio da San Gallo il Giovane, che era il progettista, e Agiva per Agnolo Cesi, e il Rosso Fiorentino. Cercheremo di capire quale sia la trama sottesa alla cappella. Anche se trovo che sia più facile capire, per noi che siamo abituati a ragionare in un certo modo, sia più facile capire che ci sia una trama sottesa in una decorazione multiforme che prevede affreschi, stucchi, pala d'altare, paliotto, come anche qui in Santa Felicita. Però io sono convinto, e quando posso lo dichiaro apertamente per cercare anche di convincere chi eventualmente ancora non lo fosse, sono convinto che ogni opera d'arte antica ha una sua trama, di cui noi per solito ci disinteressiamo perché siamo stati abituati a disinteressarcene. Voi sapete che la scuola italiana, che parte in sostanza con Roberto Longhi, che batte in discusso, insomma, era distretta a filologia, anche se lui aveva un'apertura che molto spesso i suoi discepoli hanno perduto in questo essere più realisti del re, e aveva in uggia l'iconologia. Aveva in uggia l'iconologia anche per colpa degli iconologi, che spesso prospettano congetture fantasiose abbandonando il percorso del rigore. Perché se c'è una cosa che è importante in una lettura d'opera d'arte, soprattutto mi riferisco a quelle che studio io d'arte sacra, bisogna avere l'accortezza e la disposizione scientifica a rivolgersi ai testi che erano sicuramente noti quando il pittore dipingeva.
perché se no davvero ognuno può dir la sua, è quasi sempre una sciocchezza, perché si è perso la distanza dei secoli, ci ha fatto perdere il contatto con certi temi. E purtroppo, e questo credo che sia una delle ragioni per cui anche nei musei, Uffizi compresi, si viene più per sbalordire che per imparare, perché si crede, anche questo sarebbe da discutere, ma il tempo ci mangerebbe tutto oggi. Si crede di saper riconoscere la bellezza. In molti casi si tratta di un riconoscimento che è dovuto a letture neppur sempre finissime. È un accavallarsi di indicazioni che ci vengono dai domenicali, fatti bene per carità di Dio, dei quotidiani italiani, oppure trasmissioni televisive, anche quelle più assennate, che ci hanno insegnato a dire che è bello ciò che è bello per tutti. Io per esempio lo dichiaro spesso e non è snobismo né, insomma, non ho pudori. Botticelli non è nelle mie corde, proprio non è nelle mie corde. E non credo sia soltanto perché è diventato per me la fonte del martirio lì agli Uffizi. Non è nelle mie corde perché ha una bellezza gentile, aggraziata, amabile, che non è quella che piace a me. Io credo di avere un temperamento sicuramente reattivo, non so quanto passionale, mi si dice di sì, ma io amo Pontormo, amo Rosso, giusto appunto, questi caratteri vibranti. Io di Botticelli, per esempio, amo la maturità. Quando lui si accosta con questi colori forti, accesi, vividi, si accosta anche lui alla maniera. E anche tutte quelle opere che dicono sì, Botticelli e Bottega, può darsi benissimo che invece sia proprio lui che nell'avanzare dell'età muta anche gusto. Eppure a guardare gli Uffizi sembrerebbe che tutti amassero soltanto Botticelli, perché poi me lo insegnate voi, il resto si trascorre velocemente. Perché... E allora dico, è possibile che tutti abbiano questo desiderio di sbalordire al cospetto di opere che ci hanno insegnato a dire che sono belle e nessuno dica mi piace più questo. Quando mi si chiede entrando agli Uffizi, ci dà un consiglio, quale opera ci consiglierebbe di vedere? Non lo dico mai. Si regoli sul suo cuore. Quella che poi la sente più in sintonia spirituale, magari legga un po' di più le didascalie, perché un'altra cosa che va detto è che le didascalie degli Uffizi, a dispetto del fatto che tutta con la nostra esterofilia guardiamo all'estero, le didascalie degli Uffizi credo che siano le didascalie più complete che si possano trovare, italiano e inglese, e con un testo anche lungo di 500 battute, ogni didascalia. Non c'è nome, cognome, opera e numero di inventario come altrove si trova. E poi, se non basta quello, come non può bastare se ti piace davvero, ti fai dei testi di riferimento. Allora, quello che deve essere chiaro è che ogni opera ha una trama. Niente in un dipinto antico è dipinto, in un'opera antica è dipinto a caso, niente, proprio niente. Può essere che noi non comprendiamo perché. Questo sì, perché la nostra ignoranza è tale che non ci fa capire perché, però non si può in maniera un po' fuggiasca rimettere quello che non si capisce all'estro del pittore. No, l'estro del pittore, il pittore nel 500, nel 400, nel 600 ha una trama che deve tracciare. L'estro è più nella lingua che nei contenuti, perché lì c'è, in un'opera sacra, c'è il teologo dell'ordine, il guardiano del convento, insomma, nel caso dei frati, che dà le indicazioni teologiche. Ti dà il segno di quale scrittura assumere come fonte e anche quale esegesi assumere come fonte, cioè Agostino, Girolamo, Ambrogio, quel che sia. Tutto questo ci sfugge, però, perché non ci hanno insegnato, ecco la scuola, non ci hanno insegnato a leggere un'opera d'arte nella sua complessità, dirò di più, nella sua completezza. Perché noi di un'opera d'arte cogliamo soltanto gli aspetti linguistici, anche quando diciamo bello, cosa che non faremo mai per una poesia scritta, perché una poesia di parola non ci può, come posso dire, colpire le nostre corde intime se non si capisce il contenuto. La maggior parte dei testi poetici, mi riferisco a quelli antichi, e non soltanto del 500, ma giù fino all'800, poi dopo magari con le avanguardie qualcosa muto, ma
con i loro contenuti ci sommuovono le corde del cuore, con i loro contenuti. È chiaro, al 50% poi con la lingua, perché se quello che ci dice di concetti l'infinito lo esprimessi con parole mie, probabilmente, anzi sicuramente, non sarebbe una poesia universale, sarebbero dei pensieri, dei pensierini. È Leopardi che esprime con linguaggio, con lingua poetica, dei contenuti che però sono quelli per noi indispensabili per provare sentimenti forti. Ecco, con l'opera d'arte figurativa è la stessa identica cosa. E noi ci si limita a metà dell'esegesi, l'aspetto formale, linguistico. La scuola questo ci ha insegnato. Non ci curiamo di guardare il contenuto. Oggi cercherò, e ora allungo il passo, se no non ce la facciamo, oggi cercherò di dimostrare quanto sia importante leggere i contenuti, almeno per me. Il tema, vedremo che è un tema di tipo... è un tema teologico, essendo in chiesa, credo che ci voglia anche poco a capirlo, però legato alla problematica eucaristica. Partirò da dei presupposti, non poi così distanti, perché siamo nel 1524 e Andrea del Sarto, che appunto dicevo è nel Mugello, fuggito dalle monache di Luco per via della peste, Andrea del Sarto dipinge questa pala bellissima. Ogni tanto mi perdonerete qualche aggettivo ordinario. Tavola di struggente bellezza, una madre affranta ma quieta, il Giovanni che sostiene per le spalle il cadavere, la Maddalena inginocchiata, poi c'è Caterina dietro, Caterina d'Alessandria, che è lì in quanto omonima della committente, della badessa, delle monache di Luco, che appunto si chiamava Caterina di Tedaldo. E nel 1524 Andrea dipinge quest'opera, dove ci sono dei personaggi legati all'evento in sé: Giovanni, Maddalena, Maria e Cristo. Caterina, che è fuori dal coro perché è lì in quanto omonima della committente, e poi ci sono Pietro e Paolo, colonne della Chiesa. Se non si legge attentamente l'opera, magari può anche sfuggire che in decisa evidenza c'è questo calice d'ammessa con la patena e l'ostia in uno sperticato e virtuosistico scorcio, bianco su bianco come in un quadro di Malevich, e che sta ritta non si sa come, per miracolo, giusto? Però sta lì, sotto il corpo di Cristo, morto, che per la Chiesa cattolica sacramentale è l'Eucarestia, dove è realmente presente il corpo e il sangue di Cristo. Siamo nel 24, siamo 7 anni dopo la pubblicazione delle tesi di Lutero, dove non si negava l'Eucaristia, ma si cominciava a mettere in discussione in qualche modo il sacramento, e dove soprattutto si entrava in conflitto con la Chiesa, che invece qui rappresentata da Pietro e Paolo sta a indicare del tutto decisamente che a loro è rimesso il compito di rinnovare a ogni ripetersi di messa il sacrificio di Cristo. A loro, alla Chiesa cattolica, e loro sono presenti. E lui, Paolo, come dire, si appropria del mistero. Nel 1525, questa noi fiorentini la riconosciamo ovviamente, la Cappella Capponi, Capponi compra questa cappella che ordina di decorare, ordina a Jacopo Pontormo, che va lì con Bronzino. Con Bronzino già avevano lavorato alla Certosa del Galluzzo, Bronzino anche autonomamente, forse con qualche intervento negli affreschi del Chiostro Grande con le storie della Passione, e qui Vasari dice che Bronzino aiuta Jacopo nella affrescatura della piccola cupola, che poi è stata distrutta, come sapete, e poco sopra passa il corridoio vasariano, no? Che transita sulla facciata esterna,
lavorò, dice Bronzino, i patriarchi e poi dipinse con Jacopo gli evangelisti. Una volta dice uno, una volta dice due, forse anche possono essere tre. Tentammo di dimostrarlo con la mostra di Bronzino, mettendoli, se vi ricordate, ad altezza d'occhio perché ognuno potesse vedere meglio. E anche qui il tema pare essere un tema eucaristico, poi cercheremo di capirlo. Luco, Cappella Cesi, Cappella Capponi, 23, 24, 25, tema eucaristico. Bisognerà ricordare che nel concistoro dei primi di dicembre del 1523, a pochi giorni dall'esurrezione, Clemente VII, in persona, parla della calamità luterana, dove la questione più grave del momento per lui è, oltre alla guerra tra i principi cristiani e la minaccia turca, il dissidio che si viene a creare riguardo proprio ai sacramenti. Siamo nel 1523, quindi un anno prima di Luco, 2 anni prima di Roma, della Cappella Cesi e 2 o 3 anni prima della Cappella Capponi. Io credo che il pronunciamento del Papa non abbia lasciato indifferenti quelli che allogavano le opere e commettevano le dichiarazioni. Questo infittirsi di questo tema e l'infittirsi anche dei temi legati alla deposizione, al Cristo morto e deposto, al Cristo con gli angeli, di nuovo Andrea del Sarto per il re di Francia e poi la deposizione di Volterra, che mi ha bruciato un pochino non avere alla mostra di Pontormo il rosso, però siccome so che mi urta proprio il sistema nervoso quando insistono con me, non ho insistito tanto. So però che poi alla fine si sono anche un po' dispiaciuti i volterrani, si sono un po' dispiaciuti perché alla fine hanno visto con Carmignano che non volevano parimenti prestare, però hanno prestato e Carmignano ha avuto un sobbalzo di turismo a Carmignano perché la gente dopo la mostra è arrivata. Comunque capisco che fosse un problema perché la pala di Volterra, che è per me amatissima, però insomma è una pala grande. E quindi di nuovo si torna al concetto espresso da Luco. Nella Cappella Cesi il rosso non poté portare a compimento la decorazione che gli era stata ordinata. Perché insomma è anche vero che Rosso aveva un caratteraccio e litigava spessissimo con i suoi committenti e venne in forte dissidio. Quello che noi abbiamo oggi della Cappella Cesi, sicuramente del Rosso Fiorentino, sono i due affreschi sull'arcone. A sinistra la creazione d'Eva, a destra il peccato originale. Rosso in pratica pare che avesse fatto soltanto questi affreschi. Vedremo che forse c'è qualche cos'altro rimasto lì in Santa Maria della Pace. Sicuramente avrebbe dovuto dipingere l'ancona, perché una decorazione di una cappella, come per Santa Felicita, una decorazione di una cappella senza la pala che sta sull'altare ovviamente è inammissibile, però doveva essere una decorazione completa. Litiga con Antonio da San Gallo il Giovane, litiga con Agnolo Cesi, grande collezionista d'antichità, insomma, il rapporto si rompe. Poi sapete che nel 1527 c'è il sacco e tutti partono. Rosso ne patì anche personalmente e fisicamente del sacco. Si sa che in alto ci sono rimasti questi stucchi, che vi mostro in una foto bianco e nera, però era meglio dell'altra dove si perdevano i connotati, questi stucchi che sono stati anche guastati, che si pensava fossero del Sermoneta, cioè risalissero alla metà del Cinquecento, e invece facendo i confronti anche con gli stucchi di Fontainebleau, che sono dopo, ma anche con queste figure, guardate le cosce di lui, con le cosce un po' crude, pesanti, e poi vedremo altre cosce fra pochino, questa volta di Gesù,
Si può ben ammettere, come ha prospettato Carlo Falciani, che con me ha curato la mostra di Pontormo e Rosso, che in realtà questi stucchi possono anche risalire all'intervento di Rosso Fiorentino. D'altronde, essendo nell'alto, quando si decorava una cappella, ovviamente si partiva dall'alto per evitare che lavorando si facesse del male a quello che fosse stato eventualmente eseguito prima. Dunque, questo è un dettaglio di un disegno che è il 703A del gabinetto di segne stampe degli Uffizi. Questo è uno schizzo preparatorio che fa Antonio da San Gallo per la Cappella Cesi. E la parte alta non la vediamo, ma nella parte alta ci sarebbero i due episodi della Genesi che abbiamo visto. Sotto è verisimile ci fosse un'annunciazione. Vedete che c'è una figura a sinistra che corre alata e verisimilmente dall'altra parte poteva ben esserci un'annunciata. D'altronde Rosso Fiorentino fa disegni di una Vergine annunciata, questo risale al momento romano e questo pure è un disegno degli Uffizi. Se vi interessa è il 6492F di figura. Quindi subentra la possibilità che, come dichiara questo disegno, né sopra direttamente ai lati dell'arco ci fosse un'annunciazione. Dunque, Genesi, annunciazione. Sotto vedete delle nicchie. Noi avremo, in questo modo, nella parte alta un episodio del Vecchio Testamento, che corrisponde alla rottura delle relazioni dell'uomo col padre. C'è la cacciata dal paradiso, poi se avesse dipinto una terza scena. Quando si ricompongono le relazioni col padre? Al momento dell'incarnazione, cioè all'annunciazione. Nel momento in cui il Verbo si incarna nel grembo virginale di Maria, si attua la ricomposizione del rapporto padre-figli. È un percorso, è il percorso della salvezza che vedremo meglio particolareggiato nella Cappella Capponi. Quello che manca nella Cappella Cesi a Roma è quello che sta sull'altare. Vedete che qui c'è un quadro di secondo Cinquecento. La mia idea è che di questo, invece, questo Cristo morto, di una bellezza struggente, che poi da un punto di vista del modello riprende dal Torso Gaddi, che è qui agli Uffizi, che è senza braccia e senza gambe, lui ricompone e anche senza testa, uno dei torsi più copiati dell'antichità, e comunque risalente a quell'ellenismo che determina, secondo Vasari, lo scatto dall'arte di un tempo alla maniera moderna, insieme a Laoconte, l'Apollo del Belvedere, il Torso Grosso, la Venere e così via. Questo torso ellenistico viene assunto da Rosso Fiorentino, che dipinge appunto un Cristo morto con gli angeli, di cui parla Vasari, quando dice quadro di un Cristo morto sostenuto da due angeli. E qui già cominciamo a sospettare che lui proprio bene bene non l'abbia visto, perché gli angeli sono quattro, tanto per cominciare. Lui dice che lo dipinse per il Vescovo Tornabuoni di San Sepolcro. In realtà, se poi si va a vedere la storia dai documenti, questo Cristo morto rimase a Roma, tant'è vero che quando Rosso non è più a Roma perché è scappato per il sacco, scrive una lettera alle suore e dice: vengo a riprendere il mio Cristo. E c'è anche lì un nuovo dissidio con altri. Di questo Cristo morto, corpo per l'appunto, corpo franante, di cui si dice sorretto dagli angeli, che invece non sorreggono proprio nulla, non solo perché questo è un corpo tale che questi giovani borgatari romani riccioluti un po' alla Pasolini avrebbero dovuto abbracciare per tenerlo, perché questo scivola, lo esibiscono, perché lui sta seduto sul gradino dell'altare come se fosse il tabernacolo del sacramento. E gli angeli stanno ai lati del tabernacolo del sacramento, come per solito fanno, tenendo i ceri. Ai lati del sacramento c'è i ceri. Quindi è un Cristo eucaristico, è un ribadire la reale presenza del corpo di Cristo nell'Eucarestia. È un Cristo morto, tant'è vero che sul piano che poi
diventa subito dopo il piano della la mensa d'altare, ci sono gli strumenti della passione. Questo purtroppo non è potuto venire da Boston, e ancora una volta, sapendo come sono, mi hanno detto che c'erano problemi di conservazione, e quando mi dicono questo io recedo, perché non mai e poi mai vorrei che essere violentato in una decisione che è presa sulla base di un'osservazione dello stato conservativo. E dunque dovremmo pensarlo come posto sull'altare. E ai lati dell'altare, vedete, scolpite, e questa non è parte del rosso, ci sono le statue di San Pietro e di San Paolo, né più né meno come nella pietà, cosiddetta pietà di Luco, di Andrea del Sarto. Dunque, in questo senso, la presenza che qui vediamo delle statue di San Paolo e di San Pietro, ancora una volta ribadisce il diritto dovere della Chiesa di rinnovare tutti i giorni sulla mensa dell'altare il sacrificio eucaristico, il sacrificio di Cristo. Ecco San Pietro e San Paolo, che sono scultura romana più tarda, pur sempre del Cinquecento. Voi sapete che la cappella accanto è la cappella Chigi, quella con le sibille di Raffaello, eh? D'altronde, voi sapete che di solito, quando c'è la raffigurazione anche dell'Annunciazione, in quanta Annunciazione voi avete visto defilato l'angelo che caccia Adamo ed Eva nell'Ippi, nell'Angelico, perché è strettamente correlata. L'Annunciazione è il momento in cui il Verbo si incarna, e la ricomposizione delle relazioni. La rottura è al momento del peccato originale. E sempre, quasi sempre, c'è il Cristo morto, perché in questa predella, che purtroppo non c'è più, ma Vasari ce la descrive, dove Pontormo e Rosso insieme dipinsero un Cristo morto con quattro angeli che gli fanno lume, come lì, e poi i profeti loro dicono, di mano, una volta dice di Pontormo, e in un altro caso dice di Pontormo, ma può anche essere, come mi disse Bronzino, che alla predella mise mano anche il Rosso Fiorentino. Quindi, l'Annunciazione che allude e risolve il peccato originale, e sotto il Cristo morto con gli angeli che rappresenta la salvezza. E si arriva qui alla Cappella Capponi. La Cappella Capponi, tanto per fare un resumé, voi tutti la conoscete bene, ma insomma vediamo. La Cappella Capponi in alto, nella cupoletta c'era, dice Vasari, un Padre Eterno con i patriarchi, e qui c'è il disegno degli Uffizi, il cosiddetto Adamo. Nella vetrata, e qui chiedo un po' soltanto un po' di memoria, che è l'unica cosa che non è di Pontormo, ma è del Marsià, ma fa parte del medesimo disegno, voi vedete che in alto c'è una deposizione di croce, in basso c'è una deposizione nel sepolcro. Questo per me è stato un dettaglio per la lettura dell'opera nel complesso e per la lettura della cosiddetta deposizione del Pontormo illuminante, fino al segno d'aver pensato che fosse stata dipinta con questi due soggetti appositamente perché a ognuno fosse chiaro l'assunto sotteso. In alto gli evangelisti, e anche qui guardando bene come successe al momento della mostra, mentre erano in restauro, che poi quella è la cosa più... lavorare coi tempi del restauratore, che si muove per millimetri quadrati lunghi, per uno storico dell'arte è indispensabile, perché riparti con un occhio vergine che hai perduto dai tempi delle medie, quando ti facevano vedere le fotografie. La cosa interessante, vedete, tre evangelisti sono in atto di scrivere. Ce n'è uno che tiene la penna, non come la tiene chi scrive, perché la tiene qui, e lo poggia sul tavolo, così, sul libro. Perché lui è Giovanni, e l'ultimo libro è suo. È l'Apocalisse che lui scrive, e l'ultimo Vangelo. E lui ha messo la parola fine. Giovanni che guarda nella cappella.
E loro sono i testimoni affidabili di quello che è illustrato in quella cappella, perché sono vicende terrene di Cristo. L'Annunciazione qui, in una brutta foto che è privata della vetrata che si è vista dianzi, ma che è in mezzo, il paliotto che comprendeva oggi a Palazzo Capponi, che aveva al centro la Madonna col bambino, e poi la cosiddetta deposizione. E cercheremo di capire che deposizione sia, perché questo è fondamentale nella lettura. Abbiamo visto qui, in alto, c'erano i patriarchi con il Padre Eterno. Beh, il Padre Eterno non ha bisogno di trovare spiegazioni esegetiche, il Padre Eterno c'è, punto e basta, perché non è che uno possa dire come mai c'è il Padre Eterno in chiesa. I patriarchi, perché i patriarchi? Perché nell'esegesi di Agostino, che è quella a cui mi sono rifatto io, è un'esegesi tuttora fondante, fondamentale per i temi che si vanno trattando, diceva: i patriarchi ebbero da Dio la possibilità di sposarsi più volte per aumentare il genere umano, in modo che tutte le categorie che avrebbero composto la Chiesa fossero state coperte. E questi uomini fortunati poterono avere più donne, magari più donne, più mogli, con la fortuna ci andrei piano, però ebbero la possibilità di conoscere biblicamente più donne. Poi si scende, e gli evangelisti ci sono in quanto testimoni di quello di cui si sta ragionando qui. Però quello che è fondamentale è appunto la lettura di questa vetrata. In questa vetrata, che voi conoscete, la cappella di Santa Felicita, ci troviamo fra la vetrata e la pala di cui si ragiona, ci sarà un metro e mezzo, due, è un vano piccolo e la vetrata è accostata alla pala. E ora noi l'accostiamo decisamente. Allora, è possibile che in un luogo così piccolo un tema venga ripetuto due volte nell'ambito della stessa impaginazione storica? Voglio dire, se nella vetrata c'è la deposizione di croce e c'è la deposizione nel sepolcro, quello che viene raffigurato sulla tavola è che il tema centrale può essere una deposizione nel sepolcro, come è stato detto, o una deposizione di croce? Cioè, si può ammettere la ripetizione tematica in un luogo così piccolo? Io credo di no. E credo che questo non sia, infatti, una deposizione di croce dove, oltretutto, manca la croce, né una deposizione nel sepolcro perché manca il sepolcro, mentre qui non lo vedete male, ma c'è. È un'altra deposizione. Quello che c'è qui è una nuvola astratta che sembra messa lì ad attestare che quello non è un telo calato un po' come è il telo azzurro nella deposizione volterrana di Dosso Fiorentino. Quello è comunque, in questa specie di rappresentazione sacra, con queste luci da ribalta che si accendono sulla pala, dove c'è questa concitazione proprio teatrale, drammatica, sta a significare che quello comunque sia è un cielo. La nuvola sta a attestare che quello non è un telo di teatro, ma è un cielo. Perché Cristo, secondo la dizione cristiana presa dalla Chiesa, è pane del cielo, come la manna, che è pane degli angeli. E poi è pane dell'altare. Queste dizioni che io vi do non sono invenzioni letterarie mie, sono binomi, pane, cielo, pane, altare, pane, angeli, espunte dalla Bibbia e citate nell'esegesi di Agostino e di altri. Questa è la parete accanto di questo corpo sulla mensa dell'altare. Queste due figure, che poi sono le uniche maschili, in vero molto efebiche, ma maschili, con un'altra in alto che è stata interpretata come il Giovanni al momento della crocifissione,
sono le uniche due figure che guardano fuori del quadro, a parte l'autoritratto di Jacopo che guarda fuori come a comunicare il suo assorto pensare alle cose che va dipingendo. Loro calano, guardano fuori e instaurano col fedele d'ogni tempo un dialogo di sguardi. Sono gli unici. Gli altri è come se facessero un nodo di mani, di braccia e di sguardi che è circolare, con la Vergine che naturalmente guarda il Figlio. Loro due no. Loro due guardano fuori, affiggono lo sguardo fuori e calano il corpo. Ecco, a mio avviso il corpo che loro calano, lo calano sulla mensa dell'altare. Lo mettono a disposizione del celebrante per quella ripetizione, per quel rinnovarsi del sacrificio eucaristico che compete al celebrante. E quindi, al pari dei fratelli o cugini, forse romani, sono angeli. Perché Cristo è, e dianzi l'abbiamo sottaciuto, nel caso della tavola romana, è pane degli angeli. Al pari della manna che discende nel deserto e sfama di una fame che però è terrena, il popolo di Israele, e qui il pane sfama il popolo dei fedeli per una fame che non è temporanea e che è un pane che dà salvezza, ma non la salvezza da una morte nel deserto, dalla salvezza nella vita eterna. Di un'altra bisognerebbe parlare, ma di questo parleremo semmai un'altra volta, ed è quella di cui ragionammo alla mostra del bronzino. È il percorso che Agnolo traccia sempre sulla base di questi concetti. E anche qui, in una redazione della pala della Cappella di Leonora e della Cappella di Leonora in Palazzo Vecchio, in una redazione che è la primitiva, che non c'è più. Perché voi vedete a sinistra San Giovanni Battista e a destra San Cosma. Perché questa cappella ha due letture, una politica, come celebrazione di Cosimo. E difatti c'è Giovanni Battista, simbolo di Firenze, e San Cosma, simbolo di Cosimo, come condottiero di una città bisognosa di un governo saldo. E tutto intorno, come sapete, sono storie di Mosè, perché Mosè viene assunto da Cosimo, duca di Firenze, come l'immagine del condottiero forte e fedele. Però Mosè è anche figura di Cristo, come molte figure del Vecchio Testamento, anzi una delle più importanti, e tutte le vicende che sono narrate nella cappella di cui erano visto a dire, sono vicende che alludono a Mosè come figura di Cristo. Quella che voi vedete accanto alla pala, cioè accanto a San Giovanni Battista, è il luogo dove fu aperta la porta e dove da una parte c'è l'acqua che scorga nel deserto, l'acqua viva che scorga nel deserto, e la discesa della manna, il pane che viene a sfamare. E ancora una volta ci troviamo di fronte al pane degli angeli, al pane del cielo. Sull'altare, in prima edizione, Bronzino dipinge la pala che voi vedete alla sinistra con colori più vibranti, che Cosimo regala a un dignitario della corte imperiale. E quindi va via presto da Firenze. Resta l'altra, che fu dipinta molto dopo, con colori pochino più umbratili, che forse tengono conto anche di un gusto mutato. Però mentre nel primo caso si ha un corpo di Cristo, sicuramente anche qui pane degli angeli, vero? Perché è come se ci fosse una memoria del sacrificio eucaristico.
con qualche probabile assonanza con quanto succedeva alla corte di Cosimo, che era molto frequentata da luterani. Voi sapete che i Panciatichi furono salvati proprio da Cosimo perché stavano andando sotto un processo molto duro, e si diceva che la corte di Cosimo fosse frequentata da uomini che leggevano libri luterani. Quando Cosimo poi torna, il rapporto stretto con il papato, con cui aveva avuto intorno al 45, che è l'epoca della prima pala, torna in un rapporto stretto con il papa, rimane quasi tutto uguale a parte la cromia, però c'è una differenza che non sono riuscito a cavare da nessuna foto per far vedere. Se voi guardate, anche questo angiolino qui tiene il velo da messa. Però se voi a casa magari, e qui vi fidate di me, guardate questo velo, in questo velo c'è il volto di Cristo col sangue. Rispetto a quell'astrazione del velo bianco, questo è proprio un richiamare all'attenzione di chi entrasse in cappella la presenza reale del corpo e del sangue di Cristo morto nell'Eucaristia. Ora, io credo che è evidente, non si può pretendere che per ogni quadro ci sia la possibilità per ognuno di noi di una lettura che forse pochi fanno. D'altronde quello di cui ho parlato è perché l'ho studiato, se no ovviamente non l'avrei saputo. Però credo si debba più che altro riflettere su questo aspetto. Un'opera d'arte è un componimento poetico che invece di esprimersi in parola si esprime in figura, e deve essere compreso. Perché una delle cose prime che io ho studiato, e parlo di me ovviamente perché le cose che ho studiato le conosco, quelle che non ho studiato ovviamente non posso trattarle alla stessa maniera, se uno prende per esempio la Madonna delle Arpie, è un santino, è un'immagine che può stare benissimo nella prima panca della Chiesa, destinata a chi con molta devozione reciti un rosario, una Madonna col bambino, San Francesco stigmatizzato, San Giovanni Evangelista che scrive un libro, un'immagine quieta. È uno dei monumenti, dei documenti e monumenti più vibranti della religiosità ai limiti dell'ortodossia del Cinquecento. Siamo nel 1517, l'anno delle tesi di Lutero, e l'anno in cui a Firenze la curia fiorentina proibisce la predicazione apocalittica che stava spaventando tutta Firenze. Ci sono lettere di Niccolò Machiavelli, che non credente, irride queste prediche, però dice che tutta Firenze era spaventata da prediche che si facevano in Santa Croce. La Madonna dell'Arpia nasce per delle monache, delle suore, anzi, che erano sotto Santa Croce, dove c'era un grande predicatore che fondava la sua dottrina sulle scatologie e quindi sulla dottrina apocalittica, che fa dipingere questa tavola dove si sa bene essere presente il fumo e le cavallette apocalittiche, perché è l'illustrazione del capitolo 9 dell'Apocalisse. Allora, se ne può benissimo fare a meno, si può benissimo sbalordire al cospetto di una bellezza che ci tocca, bisogna chiedersi però in che maniera ci tocca. Bisogna chiedersi se per una più completa e complessa, integrale comprensione di quel testo non si debba conoscere la trama che ne è sottesa. Credo che a me personalmente, come storico dell'arte, basterebbe questo, che ci fosse sempre la consapevolezza che la bellezza è un'altra cosa rispetto... Sono andato a presentare con Antonio Paolucci il mio piccolo libro su Michelangelo in Vaticano, e parlavo del Davide, dove non si pensa mai a che cosa si riferisca bene il Davide, perché i fiorentini di allora, più di noi, ma anche di noi, i fiorentini di allora conoscevano il Davide di Donatello, il Davide di Verrocchio, cioè giovani efebici, di bell'aspetto,
capaci, come dice il libro di Samuele, capaci di sopire le ansie depressive del re Saul. Lui suonava, dice la Bibbia, e il re si quietava. Ma il Davide di Michelangelo che stava sulla piazza dei Signori e oltretutto non c'era nessun'altra statua che lui, a parte la piccola Giuditta, bellissima, ma certo molto più piccola e gentile, i fiorentini si videro portare lì questo gigante, per di più nudo, completamente nudo, su una piazza. E avendo in mente il Davide piccolino di Donatello e Michelozzo, scusate, e Verrocchio, si saranno chiesti: ma che mai Davide è questo? Il sasso non si vede perché lo tiene nascosto in una mano. La fionda a malapena si vede un lacciolo che gli passa qui, e soprattutto non c'è la testa di Golia. Ma ci siamo mai chiesti perché non c'è la testa di Golia? Non c'è. È come riconoscere Giuditta senza la testa di Oloferne, è una donna che va a giro con un sacchetto. E poi così grande. Allora, lo sforzo era minimo, andare a leggere la Bibbia. La Bibbia dà due letture a ruota di David. Si parla di corpo, si può in fondo pensare di non essere fuori tema. Parla due volte del Davide di Golia. Nel primo, Davide è un giovinetto biondo, d'aspetto dolce, soave. Golia è un gigante, si dice che era alto 3,40 m, aveva la punta della lancia, pesava 6 kg, 60 kg la sua armatura. E Davide è inerme. Subito, come spesso capita nella Bibbia, c'è uno slittamento, senza quasi avvedersi a un'altra lettura, dove Davide è un ragazzo, un giovane normale. Poi vedremo come normale. E di Golia non si danno quelle misure e quei pesi che dà la prima versione. È semplicemente, si dice, un uomo d'armi. E di Davide si dice, quando gli vengono messe la spada e l'armatura: non posso, mi impaccia, io non ho mai portato queste cose. Non dice: sono troppo gracile, non posso portarla. Ma la frase determinante, insomma, si sta a discutere qui tanto, lo volgarizzo un po' alla maremmana quale sono io, si sta a discutere poi tanto: ma quando io guardavo le pecore di mio padre, arrivava un'orsa e un leone, mi prendeva una pecora, io la rincorrevo, l'orsa o il leone, gli toglievo la pecora di bocca e lo sganasciavo. Beh, insomma, vederci Donatello e Verrocchio con quel Davide lì è difficile assai, il nostro gigante sì. Quindi è una lettura che va contemperata. D'altra parte, una delle fatiche di Ercole è l'uccisione dei leoni. Allora, del leone. Allora, è una commistione, evidentemente, fra Davide, simbolo della Repubblica Fiorentina, ma anche di Ercole, anche lui simbolo antico di Firenze, in una commistione che una lettura biblica peraltro giustificava, perché il Davide che sganascia orse e leoni mi sembra che possa far presumere che avesse le dimensioni del nostro Davide, non di quelli del Bargello. Grazie.